Hola, somos Rosa Lledo, somos un matrimonio español, somos misioneros, tenemos 6 hijos y actualmente vivimos en Costa Rica, donde estamos de misión. Hoy en familia desidera vivere nella pace e in un ambiente in cui ci si sente amati e compresi. Come può una famiglia creare al suo interno un ambiente accogliente? Nella famiglia non ci sono solo marito e moglie e figli, perché il matrimonio abita Gesù. Il Signore vive nella famiglia reale e concreta, si esprime nei gesti di amore, gesti concreti tra marito e moglie, tra genitori e figli. Le carezze in una famiglia sono così importanti. Quando in una famiglia mancano le carezze, possiamo dire che è arrivato l'inverno in quella famiglia, l'inverno esistenziale. Hoy queremos compartir con vosotros este lugar de nuestra casa, que es nuestro santuario hogar. Este es nuestro lugar de alabanza, de encuentro con Dios, de oración y donde tratamos de desarrollar nuestra pastoral familiar para vivir como iglesia doméstica. Cuánto es importante anunciar a los esposos que en el loro sacramento es presente Cristo, que no son mai soli, neanche cuando se sienten disperati. Por esto es importante que le coppie che hanno scoperto questo segreto lo trasmettano ad altre coppie come una passaparola che può illuminare di grazia e speranza ogni famiglia. Nessuna famiglia nasce perfetta o è confezionata. Non c'è la famiglia prêt-à-porter. Non perdiamo mai la speranza a causa dei nostri limiti, ma neppure rinunciamo a cercare la pienezza di amore e di amore e comunione che ci è stata promessa. Precisamente perché a lo largo de nuestra historia hemos tocado nuestra pequeñez y nuestro barro innumerables veces, pues somos conscientes de que gracias a estos momentos de oración Dios hace fecunda la misione. Sposi cari, aiutatevi a vicenda a sperimentare la bellezza della Chiesa domestica. A far chiesa in casa, creiamo nelle parrocchie occasioni di incontro, di preghiera per le famiglie, di crescita, di confronto, di adorazione, per i grandi così come per i piccoli. Dobbiamo essere famiglia di famiglie, dove ciascuno si sente accolto e amato. Questa è la Chiesa. Ma cosa succede quando papà e mamma litigano e c'è un po' una tempesta lì? È umano, possono volare dei piatti, ma soltanto a condizione che si faccia la pace prima che finisca la giornata. Un gesto, un sorriso, ma la pace prima. Perché vi dico che la guerra fredda dal giorno dopo è molto pericolosa. Centramos nuestra oración familiar en dos grandes momentos en el día. El primero es después del almuerzo, donde hacemos oración contemplativa con nuestros hijos mayores. Y después, en la noche ya con todos, con los pequeños, los medianos, los mayores, hacemos un rato largo de alabanza, con cantos, con bailes. Y tenemos un momento muy especial en torno a la Sagrada Escritura. Tratamos de aterrizar la palabra a nuestras vidas, a la circunstancia concreta de cada uno de nosotros.